Come va la Lancia Y, ora che è mild hybrid, sulla breccia dal 2011? Beh, per scoprirlo la metteremo alla prova duramente qui sulla nostra pista con i nostri test, i nostri strumenti e il nostro ingegnere, con un unico obiettivo, come sempre, raccontarvi i pro e i contro, perché vabbè, i pro quelli ve li sanno dire tutti, ma noi qui sì, vi diciamo anche i contro scritti belli chiari alla fine del video, insieme al mitico pagellone di automoto.it con tutti i voti da 0 a 10. E allora incominciamo. Lancia Y, un modello sulla breccia da più di 10 anni. Questa serie, pensate, è arrivata nel lontano 2011, quando ho iniziato a lavorare ad automoto.it. Ero giovane, che ricordi. Vabbè, al di là di questa vena nostalgica, perché abbiamo fatto una Y nei pro e contro? Perché di fatto rimane una delle auto ancora oggi più vendute in Italia. Visto che solo in Italia viene venduta. Dal 2017 infatti non è più commercializzata in nessun altro mercato europeo. Noi siamo qui oggi per capire i motivi di questo successo. Perché vende ancora così tanto nonostante tutti questi anni sulle spalle? Attenzione però, perché è un successo tutto italiano, ma lei proprio italiana non è, visto che viene costruita nello storico stabilimento polacco di Tici, dove si fa la 500, con cui condivide l'architettura. Questa Highlander del listino se la deve vedere con un sacco di concorrenti comunque agguerrite, visto che le segmento B classiche per fortuna ci sono e non hanno prevalso soltanto i SUV in questa fascia di mercato, per fortuna. Concorrenti super moderne, super tecnologiche, a partire da Clio, Toyota Yaris, Polo, Kia Rio, Hyundai 20 e chi più ne ha più ne metta. Giusto un accenno ai prezzi, anche se poi ci torniamo come al solito alla fine in maniera approfondita nell'apposito capitolo. Però almeno una cifra per orientarsi nella prova strumentale. Questa Y parte da circa 16.000 euro, questa versione da circa 18, anche se non mancano tante offerte e sconti per pagarla molto meno. Poco più di 3,8 metri per questa Lancia Y, che quindi si dimostra un po' più compatta rispetto alle sue competitor dirette di segmento B, che spesso raggiungono e superano, senza fare troppi complimenti, 4 metri di lunghezza. Un design in ogni caso che nonostante gli anni si mantiene attuale e che sa rendere questa Y ancora oggi molto personale e super riconoscibile in un panorama di auto compatte sempre più agguerrite e diversificate. Noi la proviamo in questa ennesima edizione speciale. Alberta Ferretti, che in realtà aggiunge soltanto qualche badge qua e là, un colore esterno dedicato, perlato, alla luce è molto particolare, e poi il cover degli specchietti satinate, ma niente di più. Qualche tempo fa è arrivato un nuovo restyling per questa piccola Lancia, che è andato un po' a rimodellare soprattutto il frontale. Niente rivoluzioni, arrivano però nuovi fari con un luce diurna LED un po' più personali. Attenzione però, gli anabbaglianti rimangono incredibilmente ancora alogeni, così come sono ancora alogene sostanzialmente tutte le altre lampadine, comprese quelle dei fari posteriori. Un dettaglio però che mi ha fatto sorridere: il paraurti presenta il portatarga anteriore con la misura per la targa italiana, anche perché quest'auto viene venduta solo qui in Italia. L'analisi qualitativa meticolosa condotta centimetro per centimetro dal nostro ingegnere ha fatto venire a galla una qualità costruttiva per quanto riguarda gli esterni piuttosto buona. Certo, non mancano alcune irregolarità, soprattutto per quanto riguarda la costanza delle fughe, però tutto sommato la Y si difende bene nel panorama delle auto compatte. In Polonia la costruiscono abbastanza bene. È carino poi il terminale di scarico, che è mutuato dalla 500, però è vero, ben visibile, raro in questa fascia di mercato. Ma siamo alla nostra prova portiera, vediamo cosa ci dice a livello uditivo. Beh, insomma, un suono abbastanza eloquente, quindi sordo, secco, complice il fatto che qui le guarnizioni sì ci sono, ma sono ridotte un po' al minimo indispensabile e sono solo sul lato dell'apertura. Qui non ce n'è traccia. E dentro anche qui l'ingegnere è andato a ficcare il naso. Cosa ha scoperto? Beh, che forse questa è la zona
che fa trasparire di più l'anzianità di questo progetto. All'epoca forse era anche originale, con la strumentazione al centro tipica della Y, ma oggi con restyling avrebbe meritato una iniezione di modernità decisamente più importante. I materiali sono quasi tutti rigidi, questa palpebra è un po' morbidina, ma neanche tanto. Tutte le altre plastiche sono veramente dure e soprattutto la zona più spartana è questa qui del tunnel centrale, dove c'è addirittura il portamonete. Non lo vedevo su le auto da un bel po' di tempo. E poi c'è ancora la classica leva del freno a mano. Anche questo è un device, diciamo, che non trovavo da un po' di tempo sulle auto moderne ancora a listino. Ci sono però ancora tanti tasti fisici e questo secondo me non è un male, perché si va a trovare in un baleno il comando desiderato. C'è il clima automatico, anche questo piuttosto appagante, anche se, attenzione, è un optional. Tasti al volante, sì, ci sono pochi ma buoni, alla fine quelli che servono sono tutti qui. I deviolucci sono ancora quelli del gruppo Fiat, possiamo dire, di un po' di tempo fa, che secondo me non restituiscono una bellissima sensazione quando li andiamo ad azionare. Molto bene però i sedili. Qui sono personalizzati da questa edizione Alberta Ferretti, lo vedete dal poggiatesta, da queste impunture color bronzo. Al di là dell'estetica però devo dire che sono piuttosto comodi, delle belle poltrone per una segmento B. C'è anche la regolazione lombare, attenzione, è un optional, la regolazione in altezza del sedile a leva. Anche lo schienale si regola a leva, però non procede a scatti, e questo permette di trovare la posizione di guida corretta in maniera un po' più semplice anche in assenza del manopolone. E poi c'è il volante, attenzione, perché qui è davvero imperdonabile, si regola soltanto in altezza e non in profondità. Su un'auto di questa fascia, beh, posizione di guida piuttosto rialzata, siamo su una classica auto, un'utilitaria, non un SUV, eppure si domina bene la strada. Non cercate una posizione di guida sportiva, perché il sedile vi costringe a essere sempre in alto. Comunque qualcosa che piacerà a chi cerca la guida alta. Bellissima poi l'ergonomia, grazie al pomello del cambio in posizione rialzata, come si faceva sulle monovolume, un dettaglio che deriva dalla piattaforma e quindi dalla Panda del 2004 in realtà, che però risulta ancora oggi comodissimo. Attenzione al pannello porta, molto spartano, molto semplice, e tasche non floccate ma soprattutto molto ristrette e poco sfruttabili. E si sta comodi sulla Y? Beh, anche qui l'ingegnere per scoprirlo è andato a misurare lungo e largo tutto l'abitacolo centimetro per centimetro. Cosa ha scoperto? Beh, prima di tutto che qui si può viaggiare in quattro. Il quinto passeggero, il quinto posto, è un optional da 250 euro, un dettaglio che mi ha sempre strappato un sorriso. Era così anche sulla Panda, visto che si aggiungono dei soldi, ma il divanetto è sempre quello, si aggiunge soltanto il poggiatesta e la cintura. In ogni caso, il quinto posto è assolutamente di emergenza, e comunque anche i due passeggeri principali devono scontrarsi con un'abitabilità soltanto sufficiente. Guardate lo spazio per le ginocchia, io, lo sapete, non sono molto alto, 1,70, e sono già quasi al pelo. In più, guardate, la seduta del divanetto è molto corta, quindi gran parte delle mie gambe non appoggiano, e questo su un viaggio lungo può iniziare a diventare un po' pesante. Non ci sono bocchette di ventilazione, ma quasi mai accade nel segmento B, però non ci sono neanche prese USB, soltanto due portabibite. Era lecito aspettarsi magari uno sforzo in più. Anche l'accessibilità non è un granché, perché guardate, il taglio del tetto un po' così, discendente, in stile un po' coupé, diciamo, intanto non mi permette di avere una salita e una discesa dall'auto agevole, e poi limita tanto lo spazio per la testa, quindi anche i più alti qui avranno qualche problema con il padiglione. In più il portierino posteriore non si apre bene a 90 gradi, quindi mettere i seggiolini costringe a fare qualche manovra di troppo. Ci sono comunque attacchi Isofix, però del vecchio tipo, quindi senza sportellino, annegati nell'imbottitura, quindi non facilissimi da raggiungere. È vero che abbiamo un'auto più compatta delle altre, quindi più maneggevole in città, però ovviamente poi questo si riflette su un abitacolo che è un po' più ristretto. In più il passeggero di sinistra è quello più sfortunato, perché non può distendere bene i piedi, visto che qua sotto c'è il pacco batterie del piccolo micro ibrido Mild.
Il test di insonorizzazione ha rilevato che questa Y lascia pervenire all'interno dell'abitacolo un po' troppi decibel, soprattutto quando la velocità si alza e i frusci aerodinamici diventano un po' importanti. Poi ci sono gli ammortizzatori, MacPherson ovviamente davanti, classico ponte torcente dietro, fin qui nessuna sorpresa, però l'assetto l'abbiamo trovato forse un po' troppo rigidino, soprattutto per chi sta dietro. Le sconnessioni, quelle più importanti, non vengono filtrate poi in maniera così efficace. Meno male che almeno la spalla dei piccoli cerchi da 15 è abbondante, questo aiuta a non renderla eccessivamente rigida. E il baule, noi rileviamo la capacità da capo con il nostro metodo infallibile senza fidarci del dato dichiarato. E infatti cosa abbiamo scoperto? Che non eguaglia il valore comunicato da Lancia, però tutto sommato questo vano non è nemmeno così piccolo, considerando il fatto che quest'auto è un po' più piccola negli ingombri rispetto a una segmento B attuale di circa 4 metri. Attenzione però alle finiture, è interamente rivestito in moquette, quindi non abbiamo il fondo dei sedili in metallo come avviene su altri modelli diciamo della galassia Fiat, quindi sulla 500 per esempio, però emergono alcune parti strutturali in metallo, forse con un po' troppa audacia, come qui. Bene i fianchetti in moquette, c'è un piccolo doppio fondo ma occupato interamente dal kit di riparazione, niente ruotino di scorta, almeno su questo esemplare, quindi occhio a squarciare la spalla perché sennò bisogna chiamare il carro attrezzi. Luce di cortesia c'è sì, ma soltanto una e alogena, e poi guardate, una soglia che non è così bassa e soprattutto c'è un importante gradino rivestito in plastica dura che col tempo rischierà di graffiarsi. Il gancio di ancoraggio del baule non è celato da alcun tipo di scontrino, guardate qui i dettagli che ci parlano ancora della qualità. La guarnizione c'è, abbondante, bella cicciotta, ma non è in un unico pezzo ed è saldata qui al centro, col tempo qua rischierà di cedere. Sedili abbattibili direttamente da qui, c'è un bottone, quindi piuttosto comodo, però frazionamento 50-50 e attenzione, quando li andiamo ad abbattere si forma un vistoso gradino e non abbiamo un vano di carico perfettamente piatto. A dir poco spartano anche il rivestimento del portellone. Per andare a chiuderlo senza sporcarsi le mani non c'è un incavo, non c'è la vaniglia, al suo posto un laccetto molto autarchico. Come sempre, le nostre fidate valigie cinesi ci aiutano a capire meglio la reale capacità di questo vano. L'ingegnere riesce a caricarne 3 più un borsone e uno zaino. Non male, ma solo se consideriamo che la Y è ben più corta rispetto alle attuali segmento B, che ormai sfiorano e a volte superano i 4 metri. Sandero e Yaris, per esempio, offrono molto più spazio. Capitolo tecnologia, per fortuna è arrivato un piccolo aggiornamento da questo punto di vista che ha cercato un po' di annacquare i tanti anni sulle spalle di questo progetto, quindi un nuovo display ampio da 7 pollici, touch, l'interfaccia non è che faccia proprio stracciare le vesti dal punto di vista grafico, in ogni caso è piuttosto rapido e veloce nella risposta al tocco, non ci sono però shortcut fisici, secondo me questo è un difetto, per fortuna però ci sono comunque due belle ghiere, per esempio per il volume, che le trovo sempre più comode rispetto alle superfici a sfioramento. Un sistema base, semplice, che bada al sodo, per fortuna però porta in dote, era ora, anche sulla Y, Apple CarPlay e Android Auto. Ci sono entrambi, ma funzionano esclusivamente col filo. Poco male, perché comunque in questo modo si riesce ad avere un sistema più che altro moderno e bello fruibile. Però la presa USB è qui in alto a destra e questo comporta di avere il cavo sempre un po' in mezzo alle scatole, in una posizione non molto comoda, secondo me. Meno male che ci sono questi sistemi di mirroring, anche perché non è previsto un navigatore residente. La strumentazione invece è rimasta classica, che più classica non si può, quella di sempre, della Y con tanti indicatori analogici. A me comunque non dispiace, la trovo ancora oggi non solo efficace, molto chiara da interpretare, ma anche molto elegante. Mi piace poi tantissimo l'indicatorino analogico del livello di carica della batteria del sistema mild hybrid. Di solito abbiamo indicatori digitali, qui invece abbiamo una lancetta e mi sembra comunque così una nota di originalità. Il computer di bordo è quello che abbiamo imparato a trovare da più di 10 anni a questa parte sulle Fiat di questa fascia di mercato, quindi con schermo a cristalli liquidi. È ricco di informazioni, si trova tutto, però forse è un po' troppo affollato e non molto appagante dal punto di vista grafico. Sistemi di assistenza alla guida NP, non pervenuti,
perché nonostante il restyling, qui non c'è traccia di ausilia alla guida dell'era moderna. Pensate, non c'è neppure la frenata automatica di emergenza. Il cruise control si può avere, è un optional, ma quello classico, non adattivo. Non c'è il monitoraggio degli angoli ciechi, non c'è nemmeno l'avviso acustico di abbandono della corsia, figuriamoci il mantenimento della carreggiata. Attenzione poi, per attivare il cruise control c'è un devio luci apposito in più qui sotto in basso, che non lo trovo comodissimo, una soluzione che andava di moda tempo fa, forse era meglio implementarlo nei pratici comandi al volante. Di sicuro il capitolo degli ADAS è quello che fa sentire più il peso degli anni su questa Y 2022. Ma diamo vita alle nostre prove strumentali, visto che qui, anche su questa piccola Lancia, arriva il nuovo mild hybrid con il 3 cilindri benzina aspirato Firefly da 70 cavalli. Un micro ibrido a 12 volt che quindi non permette mai di viaggiare in elettrico puro, il benzina è sempre attaccato, è sempre acceso potremmo dire, però abbiamo questo motogeneratore collegato a cinghia che ci dà 5 cavalli scarsi di boost in più quando affondiamo il piede sul pedale del gas, e poi funge da motorino d'avviamento per ravvivare il 3 cilindri quando si è spento a causa dello start and stop. Start e stop che peraltro si attiva già quando stiamo rallentando a 30-20 km orari, già lui riesce a spegnere il motore grazie a questo mild hybrid, un po' come faceva l'EHD della PSA tanti anni fa, non so se ve lo ricordate. Questo motorino elettrico che fa da boost riceve elettricità, linfa vitale, da una piccola batteria agli ioni di litio che si trova qui sotto, sotto al sedile del guidatore, 11 ampere ora, una piccola batteria. Per darvi un termine di paragone, dovete immaginare di avere qui sotto due volte e mezza la batteria di un Samsung Galaxy S22 Plus. In questa batteria finisce l'energia recuperata durante le decelerazioni a marcia innestata. Ma siamo alla prova di accelerazione e vediamo se questo boost elettrico funziona davvero. Allora, non ho alcun tipo di modalità di guida, quindi prima dentro, old school e giù tutto via. Vai! A 6.000 giri il Firefly muore, gli facciamo sputare fuori tutto, basterà il rettilineo della nostra pista, basterà, ce l'abbiamo fatta almeno a fare lo 0 a 100. Nel corso dei test del nostro ingegnere non siamo mai riusciti a eguagliare il dato dichiarato, già di per sé decisamente abbondante perché è superiore ai 14 secondi. Quindi un'auto sicuramente che non brilla per lo scatto da fermo, è piuttosto pigra, tranquilla. Stesso discorso anche in ripresa, non abbiamo alcun tipo di sistema di sovralimentazione e quindi non è bastato il rettilineo della nostra pista per fare il test con la marcia più alta. L'ingegnere ha dovuto ricavare il dato, che comunque è veramente elevato rispetto alle concorrenti di oggi, che possono contare o su motori turbo, quindi decisamente più pronti, oppure sull'iniezione di coppia istantanea di un motore elettrico, di un vero ibrido. Qui del resto abbiamo solo 92 Nm di coppia, quindi non è che ci si potevano aspettare risultati molto diversi. E in frenata, beh, soltanto un giù tutto al contrario ce lo potrà dire. Via! Nonostante i ripetuti tentativi dell'ingegnere, a frizione abbassata, in ABS pieno, questa Y è andata un po' lunga nel nostro test. È vero, aveva le gomme invernali che di sicuro non aiutano il test di frenata, però qui siamo comunque un po' abbondanti con le metrature. Di sicuro anche in questo caso troviamo delle concorrenti oggi decisamente più pronte, con più mordente quando bisogna effettuare una frenata di emergenza. Cosa ci dicono i numeri delle nostre prove strumentali? Che quest'auto è pensata per un uso assolutamente pacifico, una guida turistica, ma soprattutto in ambito urbano, cittadina, dove non occorre necessariamente avere grandi prestazioni e grande brio. In generale il nuovo Firefly ha perso quindi un po' di carattere e anche un po' di allungo.
rispetto al vecchio Fire senza il mild hybrid, però in compenso qui guadagniamo un nuovo cambio manuale ma a 6 rapporti, quindi con una bella sesta di riposo che, come vedremo nel capitolo consumi, riesce a fare la differenza sulle lunghe percorrenze a velocità costante. Un cambio che è quello classico del gruppo Fiat, avremmo detto una volta, dedicato alle piccole auto, quindi quando si guida tranquilli è anche piacevole da azionare, l'escursione della leva non è troppo lunga, c'è un po' di contrasto, forse diventa un po' gommoso e un po' poco preciso soltanto quando lo andiamo a maltrattare, ma di sicuro non è un cambio da maltrattare, anzi. E come si guida la nuova Y? Beh, qui tra le curve emerge subito la sua natura cittadina. È un'auto compatta di segmento B, perfetta per muoversi con tranquillità all'interno delle mura cittadine. Non ama particolarmente farsi maltrattare tra le curve, perché il coricamento, a quel punto il rollio diventa piuttosto evidente e i controlli elettronici a quel punto sono costretti a intervenire con forza. Quindi meglio guidarla in maniera pacifica e tranquilla per lo scopo per cui è stata progettata, un'auto tipicamente urbana. Ci dice la stessa cosa anche lo sterzo, che ha un carico secondo me corretto, leggero, siamo su un'auto cittadina, quindi comunque è piacevole da azionare nel traffico, in città non è mai impegnativo, però di sicuro non è rapido e non ha nemmeno tanta precisione. Ma siamo alla nostra prova parcheggio e quindi come sempre proviamo la manovra anche con questa Y, visto che i parcheggi dovrebbero essere la sua specialità, visto che è una cittadina. Ma la prima sorpresa l'abbiamo già scoperta inserendo la retro, non c'è traccia di una retrocamera. È vero che siamo su un'auto molto compatta, facile da parcheggiare, però ormai anche nel segmento B sono arrivate le retrocamere. Qui non c'è quella dietro, figuriamoci quella a 360 gradi. Sensori di parcheggio ci vengono in aiuto, però attenzione, sono solo dietro, davanti non li abbiamo. Ci sono poi i montanti, quello dietro è particolarmente spesso a causa dello stile, del design, e il lunotto non è particolarmente grande, quindi davvero una retrocamera comunque secondo me sarebbe stata utile. Montante anteriore, anche lui è piuttosto spesso, fa blocco con lo specchio e questo mi impedisce di avere sempre una visuale libera e chiara, non solo in manovra ma anche magari nelle svolte più strette. In ogni caso raggio di sterzo molto buono, complici le ruote piccole, sterzano tanto davanti e si riesce a girare in un fazzoletto. Capitolo consumi, il nuovo mild hybrid avrà forse un po' meno brio, un po' meno carattere rispetto al Fire, però consuma meno rispetto al vecchio 4 cilindri nato negli anni 80. Sarà merito del micro aiutino elettrico nelle ripartenze, sarà merito anche del peso molto contenuto, sarà merito anche della sesta marcia di riposo alle velocità autostradali. In generale, in media, nel nostro ciclo di rilevazione in condizioni reali, il cappio di automoto.it, questa Y è riuscita a fare 17 km con un litro. Un risultato niente male, considerando che c'è anche tanta autostrada. Attenzione però, perché le vere ibride full sono molto più complesse dal punto di vista del powertrain, ma anche molto più costose, ma riescono ad avere risultati nei consumi decisamente più ragguardevoli. Ma siamo al capitolo prezzi. Quanto costa questa Y, questa irriducibile del mercato italiano? Per scoprirlo siamo andati ben al di là del prezzo di listino, perché soprattutto in questo caso abbiamo scoperte delle belle. La nostra versione sulla carta costa più di 18.000 euro, veramente tantissimi, soprattutto considerando il livello tecnologico di questo progetto. Per fortuna, in rete si trovano auto reali in pronta consegna già a meno di 14.000 euro, un prezzo che a questo punto diventa molto più competitivo rispetto alle concorrenti di segmento B, che in media costano tutte molto ma molto di più, anche se a fronte di equipaggiamenti decisamente più ricchi e completi. Costi di mantenimento interessanti, grazie all'omologazione come ibrida che prevede sconti o esenzioni totali sul bollo a seconda delle regioni. E a voi ha convinto questa Lancia Y? Sareste disposti a comprarla ancora oggi oppure vi orientereste su un modello più attuale come la Toyota Yaris Hybrid o che ne so la Clio Hybrid? Se vi va raccontatemi tutto nei commenti qui sotto. Ciao da Matteo Valenti, alla prossima prova strumentale. Io vi lascio ai pro e soprattutto ai contro e al pagellone.